Buongiorno e benvenuti a Mattino 6, giovedì 28 novembre. Andremo ora ad approfondire tutta la cronaca abruzzese sfogliando pagina per pagina i quotidiani della nostra regione. A partire dalle prime pagine, dalla prima pagina del centro, muore sull'asse e lascia. Tre figli, Pescara, finanziere, si schianta con la moto, il eh, raccordo in tilt per eh, ore. A Pescara anche l'addio a Fiesoletti, storico docente del liceo classico, classico e eh, tre arresti, I cinesi costretti a prostituirsi 18 ore al giorno. Nel taglio basso cade nel dirupo, è grave un militare, incidente sulla Maiella, un maresciallo della Marina di 37 anni che abita a Pescara. La fotonotizia è dedicata allo sport, il calcio di serie B, Scognamiglio, il difensore del Pescara. Con il Pescara voglio la mia quinta promozione. Intanto nel taglio alto, eh, il terremoto, l'Aquila, noi pronti a dare ospitalità agli sfollati albanesi. Intanto è aumentato il conto delle vittime, sono arrivate a 35. Ospedali, sanità, Roma, la Regione ottiene un sì e due rinvii. Andiamo ora avanti sulla prima pagina dei Chieti, Lanciano e Vasto. Il comune vende eh, 900 posti auto. Si tratta del comune di Chieti, offerta da 1,3 milioni a Megalò, ma serve l'ok ok del consiglio. Appena a piedi di monte cade nel dirupo sulla Maiella, lo abbiamo visto, è grave un eh, militare. Uh, ospedale, vertice dell'ASL con i sindaci a proposito del nosocomio di Vasto. Mercato coperto, via al bando per i nuovi box a Ortona. La fotonotizia: gli arredi in legno del Seicento nella chiesa in completo abbandono a Lanciano nella chiesa di San Bartolomeo. Questo patrimonio culturale è stato divorato dalle termiti. Andiamo ora sulla prima pagina di Teramo, arrivano più bus per l'università, uh, lo annuncia il comune agli studenti che protestano in piazza proprio per la questione dei mancati trasporti. A Giulianova, a Palazzo Gavioli, disposto il sequestro bis a Pineto, caccia di casa i genitori e viene arrestato. Cocaina, chiesti 23 anni di carcere, Teramo, il PM vuole super condanne per il giro di droga e usura gestito dalla Camorra. Uh, fiamme e fumo in un palazzo, due donne restano intossicate, cortocircuito in quadro elettrico alla Cona, uh, per fortuna in ogni caso, non ci sono vittime. La prima pagina dell'Aquila, Avezzano e Sulmona. Omicidio: tre persone sotto torchio all'Aquila interrogate per il delitto di Barisciano operaio ucciso dalle coltellate. E intanto una bomba da quattro quintali è stata rinvenuta vicino all'ex cinema. Sono intervenuti gli artificieri della Marsica che l'hanno messa in sicurezza. La perdonanza è a un passo dal sì dell'UNESCO all'Aquila, mentre per quanto riguarda l'ospedale al San Salvatore una batteria cura l'epilessia. Uh, Sulmona e Pescara, schiavi cinesi del sesso, l'abbiamo visto sono presi, sono trelli sfruttatori che sono finiti in manette. Uh, ad Avezzano invece, intossicate dai funghi del giardino, madre e figlia finiscono in ospedale dopo aver cucinato dei falsi prataioli. Ed eccoci sulla prima pagina che il messaggero dedica all'Abruzzo, morto per colpa di un bullone. Un finanziere di 54 anni a Pescara cade con la moto e finisce contro la base del guardrail. Fatale una vite che gli spacca il casco, il nodo della sicurezza del raccordo autostradale. E sempre a Pescara, arrestato un romeno di 20 anni, rapine in serie ai ragazzini, in manette il capo o presunto tale della gang. Uh, delitto di Barisciano, svolta vicina, nuove perquisizioni, ascoltati dai carabinieri, diversi testimoni nella cerchia degli amici di Paolo D'Amico. Intanto uh, abbiamo visto anche la cronaca Teramana, un palazzo andato a fuoco, ragazze in fuga dai terrazzi. E intanto la viabilità di Pescara, oggi arriverà la uh, decisione sulle zone a traffico limitato, se debbano o meno essere riaperte, quantomeno per le feste, come chiedono i commercianti. Viale dei Pini, verso una soluzione morbida. Uh, il sisma in Albania, l'Aquila offre map e progetto case. Andiamo ora sulla città, la prima pagina del quotidiano Teramano, incendio alla Cona, altri sfollati. Uh, un contocircuito alla scala D del palazzo Riziero ha causato l'evacuazione di uh, 18 famiglie. Nella, uh, nella foto a sinistra vedete il sindaco di uh, Giulianova individuato l'autore delle minacce al uh, sindaco Ivan Costantini. Pineto maltratta i genitori e i carabinieri. E a Roseto degli Abruzzi il Comune finalmente affida la gestione del Borsacchio con un bando. Intanto eh, a Teramo, incapaci di decidere sull'ospedale futuro in critica il sindaco D'Alberto e la sua maggioranza. Allora, andiamo adesso ad approfondire la cronaca abruzzese sui quotidiani della nostra regione, andandoli a sfogliare pagina per pagina. Allora, torniamo sul centro. Eh, fondi per il dissesto esposto in Procura. L'avvocato Rienzi del Codacons chiede ai magistrati di Pescara di indagare sull'uso dei 10 milioni erogati per la regione. Piani Neve, si apre un nuovo caso dei viadotti sequestrati in A14, riunione in regione, vedete il eh, governatore Marco Marsilio con il responsabile della protezione civile e i consiglieri litigano anche sulle mancette, Mariani, eh, niente per Teramo e L'Aquila, la Lega non prendiamo lezioni da chi ha dato fiondi, fondi a eh, Pioggia. Piano territoriale, ok, ospedali rinviati, l'assessore alla sanità Nicoletta Veriso disfatta della verifica romana, i ministeri approvano un documento e chiedono correzioni agli altri due. E intanto a proposito di sanità, malati oncologici, sì ai rimborsi delle spese, ecco cosa dice la legge proposta da Pettinari, dei 5 Stelle, riguarda anche i trapiantati e chi è in lista di attesa. Stipendi come in polizia. Primo sì, la commissione lavoro della Camera approva una proposta di uh, Fratelli d'Italia che dovrebbe uh, aumentare gli stipendi dei vigili del fuoco. E allora. Um, imprese nasce in regione la super società finanziaria nel 2020 ci sarà la fusione tra abruzzo sviluppo e la fira regionale di felizi l'annuncio dell'assessore mauro febbo al convegno convietti e l'economista mauro andiamo ora a pescara che in apertura ovviamente la cronaca che abbiamo già trovato sulle prime pagine si schianta e muore in moto. Finanziere Pescarese lascia tre figli, Gianfranco Bellini, 54 anni, vicebrigadiere del nucleo economico finanziario, stava andando al lavoro. L'incidente è avvenuto poco prima dell'uscita per Piazza Unione, sul posto anche il colonnello Grisorio. Il traffico di conseguenza è rimasto bloccato per tre ore, file chilometriche lungo il raccordo tra uscite obbligatorie e ingressi chiusi, vedete la situazione dalle uh, fotonotizie. Intanto per quanto riguarda la vittima era anche in procinto di sposarsi il prossimo anno. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, giù dall'undicesimo piano muore un operaio a Pescara, aveva 40 anni, cotitolare di una piccola impresa, della città edile, eh, di una piccola impresa edile in città, stava ristrutturando un appartamento privato con un collega probabilmente. Si tratta di eh, suicidio. Un'altra panchina rossa inaugurata per Jennifer, San Giovanni Teatino, la ragazza uccisa dall'ex. Ora l'iniziativa di porre questa eh, par, eh, panchina rossa in suo ricordo è contro la violenza sulle donne. Ragazze costrette a prostituirsi fino a 18 ore al giorno: tre arresti a proposito di sfruttamento delle donne. Le giovani cinesi sfruttate non potevano uscire di casa senza permesso neanche per fare la spiegazione. Il giro dei clienti uh, gestito con telefono e siti hot alle vittime andava meno della metà del uh, compenso. Ovviamente l'appello è quello a non finanziare un mercato dello sfruttamento come questo. Ingoia il telefonino, scoperto nella sua cella un detenuto, ricoverato in ospedale e subito operato, un altro tenta il suicidio, salvato dagli agenti. Sono già decine e decine i detenuti che dall'inizio di quest'anno sono morti suicidi in carcere. È morto Fesoletti, addio allo storico prof di matematica, liceo classico in lutto. Il docente si è spento a 74 anni. Per 30 anni ha insegnato alla sezione C. Domani i uh, funerali. Eh, uh, L'ambiente, inquinamento e prevenzione. Domani convegno in comune. L'associazione ISA del Presidio Cianchetti. Tre minorenni rapinati, arrestato un ventenne, aggressione e minacce con il coltello in piazza Primo Maggio in centro Pescara. Gli studenti a lezione di sicurezza stradale nel nome di eh, Scarponi e torna anche la fiera del radio amatore. 150 espositori nei locali di via Tirino. Andiamo a Montesilvano, mille truffe agli anziani. Ecco a chi stare attenti. Falsi postini, medici, tecnici del gas, o amici dei figli pronti a entrare in azione. I consigli della polizia in un convegno organizzato da SPCGL di Montesilvano. E vediamo anche qui uh, tutti i vari travestimenti, potremmo così dire, dei truffatori, le varie tipologie, uh, abbiamo qui dal falso uh, postino, alle badanti sleali, ai... Uh, a Uh, Un'invenzione sull'eredità Fasulle. Andiamo avanti: emergenza e allagamenti. Serve mezzo milione per un impianto. Il sistema di scolo uh, a Città Sant'Angelo delle acque è vecchio e la marina è sempre a rischio. Ci vorranno fondi regionali. Nelle scorse settimane era stato chiesto l'intervento della protezione civile per il fiume uh, Piomba. E Pianella vuole ora il biglietto unico, il gruppo consigliare un progetto in comune e presenta la richiesta alla eh, regione. E ancora eh, l'ambiente: 60 metri cubi di ferro stoccati senza autorizzazione, è accaduto a Cepagatti, è sequestrato un capannone aziendale. A Francavilla, raid punitivo, arrestati in libertà, volevamo solo pulire la casa. Secondo l'accusa, il proprietario dell'abitazione voleva cacciare con la forza gli inquilini morosi, ma la difesa smentisce, mai stipulato alcun contratto d'affitto, di Carlo non ha minacciato nessuno una vicenda su cui occorre ancora far luce. Scivola sul ghiaccio per 400 metri, è grave, maresciallo della Marina, il 37enne residente a Pescara, inciampa e finisce in un dirupo mentre sta scendendo a valle. Un amico lancia l'allarme e arriva all'elicottero del 118, il ferito è ora ricoverato all'ospedale Spirito Santo di Pescara. Intanto a Bolognano il sindaco difende l'impianto di eh, cremazione recentemente... Al centro di alcune uh, polemiche intanto ancora le notizie sull'ambiente. Bonifica di bussi tocca a Edison. Il sindaco Lagatta torna alla carica e replica al consigliere regionale Brasioli. Intanto la bonifica nonostante erano già stati stanziati dei milioni non è assolutamente cominciata. La zona è stata solamente coperta con un telo. Imprenditore residente a Scafa, premiato mastro di casa, inventatore del tappo per l'olio. Chieti, il comune vende i parcheggi, Megalò, pronti, 1,3 milioni. La giunta di premio dà il via libera all'operazione ma serve l'approvazione in consiglio. L'opposizione si faccia chiarezza sul prezzo di vendita e sulla destinazione dell'area. Arriva anche la fibra ottica allo scalo, cantieri eh, sulla colonnetta e sulla tiburtina con le auto intrappolate tra i lavori. Sicurezza, appello al prefetto, tuteliamo la val di sangro. A tessa, dopo l'incontro con il comandante provinciale dei carabinieri Forleo, il sindaco Borrelli scrive a Barbato e chiede più forze dell'ordine sul territorio e i cinofili dell'antidroga ispezionano i locali di due scuole superiori ad Ates e Scerni, come tutti gli anni i cinofili entrano nelle scuole a perquisire ragazzi minorenni in cerca di qualche spinello o qualche grammo di hashish o marijuana, proprio lì dove gli studenti dovrebbero sentirsi più al sicuro. Costa Blu, un marchio per il litorale, San Salvo e comuni bandiere blu eh, insieme per valorizzare il mare pulito. A Teramo, bus per l'università, istituite le corse bis, saranno operative da gennaio, lo annuncia il comune ai ragazzi che manifestano davanti a Baltur contro i numerosi disservizi. Paolucci, tua lascia a piedi i pendolari, l'accusa del capogruppo in regione del PD. Cocaina della camorra, chiesti 23 anni. La requisitoria del PM per il campano Cacciapuoti e il teramano Guarnieri, sotto accusa anche un vasto giro di usura. Vedete nella foto come la cocaina era occultata nel bagagliaio di un'automobile. Fumo e fiamme a palazzo Rizziero, due intossicate che eh, però ora stanno bene. Caccia di casi genitori, aggredisce i carabinieri, è successo a Pineto un 35enne, arrestato per maltrattamenti e la resistenza ai militari, ubriaco per non far rientrare i, i familiari, si era chiuso nell'appartamento. A Pineto intanto lavori per la viabilità, si rifà l'asfalto in via D'Annunzio. All'Aquila Omicidio, tre persone sotto torchio. Ascoltate dai carabinieri sull'assassinio avvenuto nella casa di legno. L'autopsia, l'operaio ucciso dalle coltellate. Al vaglio anche alcune tracce di un fuoristrada che è entrato nel recinto. Ora ci cerca di capire chi fosse alla guida. Spunta una bomba da quattro quintali vicino all'ex cinema impero, eh, finisce per sbaglio in una cava di ortucchio insieme agli eh, inerti provenienti dal cantiere di Avezzano. Statale 83 marsicana, chiusa per, tra Pescina e Gioia, oggi si decide sulle operazioni per farla brillare. La vedete nella fotonotizia, l'ordigno, di, uh, di dimensioni piuttosto ragguardevoli. Intossicate dai funghi coltivati in giardino, Avezzano, madre e figlia finiscono in ospedale dopo aver cucinato falsi prataioli, però sono fuori pericolo e uh, la cultura, Cristicchi e ragazzi 7 miliardi di uh, felicità il direttore artistico del Teatro Stabile dialoga con le classi della Lighieri stasera debutta lo spettacolo e ora prima di leggere lo sport uh, andiamo sul uh, messaggero se che al momento non abbiamo e allora <ride> Leggiamo lo sport e casomai poi torniamo sulla cronaca con un ordine un po' improvvisato. Andiamo immediatamente allo sport che eh, riguarda la nostra regione. Andiamo sulla Serie B: Cognamiglio, Io, Pescara e il Pocherissimo. Il difensore domenica torna a Perugia da ex gara dura, ma possiamo vincere il sogno? La quinta promozione in carriera. Qui voglio lasciare il segno prima di eh, ritirare. E poi tra qualche anno iniziare ad allenare magari sempre col club. Biancazzurro, che rabbia la semifinale col Verona. Ora spero di riprendermi ciò che mi è sfuggito a maggio. Il difensore del Pescara è eh, carichissimo per questa seconda parte di campionato, che anzi ancora inizia. Belloni c'è l'accordo per un triennale. L'attaccante argentino si allena con la primavera e verrà tesserato a gennaio. E ora la Serie C, Teramo dice addio alla Coppa Italia a Siena KO con onore. Il diavolo strappa applausi, gioca in inferiorità per un tempo, è stato espulso Martignago e più volte sfiora il gol del pareggio. Uh, intanto vedete il trequartista Bombagi nella foto, ancora da valutare le condizioni di Lasic e Mungo, fuori per infortunio. Poker Castelnuovo e allunga a più 8 la capolista dell'Eccellenza espugna il campo del paterno, domenica la Torres. E intanto uh, il 2 e il 9 dicembre a Silvi ci sarà un incontro con uh, gli arbitri. L'Atlanta visita le giovanili del Penne 1920 e uh, Skating Academy brilla agli assoluti uh, Libertas. Uh, andiamo avanti con lo sport di Cecco Spinge il Montesilvano verso il sogno tricolore, il capitano della squadra di calcio A5 uh, e della Nazionale. Uh, siamo ambiziosi e brilla la stella della brasiliana uh, Lucileia. La Panthers, le Panthers, oltre le uh, previsioni, obiettivo playoff per stupire. La Servadio guida le Rosetane in vetta alla classifica della Serie B di basket insieme alla San Raffaele Roma. Il rugby all'Aquila ora è donna, grazie alle belve. Il, la presidente Alfonsetti, che gioca eh, terza linea, abbiamo ricreato un bel gruppo e rinforzato il viva, vivaio. Roseto. Punta su Jones, l'alternativa è Thomas, ha sempre il basket di A2 al posto di Latin verso la risoluzione contrattuale. I biancazzurri stanno valutando sia l'ala ex Teramo che il cannoniere di Montegranaro. E intanto stasera Lanciano a Pesaro cerca l'aggancio alla Bramante per quanto riguarda il recupero in Serie C Gold. Marchesani guarda il mercato di gennaio per guarire l'Esa eh, Chieti, l'ha detto così il presidente eh, della squadra. Torneo delle Regioni, definito lo staff, scelti allenatori e dirigenti delle sezioni che andranno a Peschiera del Garda, li vedete qui in eh, foto. Intanto ancora il basket, stavolta quello in carrozzina, amicace a Roma contro Santa eh, Lucia. Eh, L'associazione sportiva di lentatistica Karate Sports Center brilla negli assoluti Xen di eh, Fidenza, un ottimo risultato e ogni tanto si parla anche di arti marziali. corso di aggiornamento di Sambavit eh, si terrà sabato a Silvi. E allora, andiamo ora a leggere eh, lo sport di taglio eh, nazionale. Andiamo sul Corriere e leggiamo appunto la eh, Serie A Giganti. Eh, strepitosa Inter, vince a Praga 3-1 e ora può sognare Lautaro doppietta e Super Lukaku, travolgono lo Slavia. Conte riapre la corsa per la qualificazione. Aspetta a San Siro il Barca che è già qualificato e eh, primo di Bala eh, tentato da eh, Real e Barca, la Spagna esercita un fascino irresistibile sull'argentino che in Europa ha sorpassato il cristiano Ronaldo Juventino, 8 gol contro 7. Eh, eh, Chiesa Fiorentina alle prove di pace, ieri il vertice padre e società, niente rinnovo, ma si tratta. E ancora Moreno è sleale, l'ho mandato via io, eh, Luis Enrique rivela i motivi dell'addio dell'ex Città, ha troppe ambizioni. Ma torniamo in Italia, Napoli a tutto cuore, fermato il Liverpool, avanti con Mertens, gli azzurri ripresi da Lovren, finisce 1-1, ottavi a un passo. Roma partita doppia, qualificazione a Istanbul, Friedkin avanza, c'è Lazio, eh, Clui. Andiamo avanti sulla gazzetta dello sport, ovviamente ehm, la fotonotizia è eh, dedicata alla Champions, il gioco di parole Lula Park, eh, il eh, Champions Inter Impresa Praga 3-1 con la coppia più... Bella che è quella uh, per la Gazzetta Lautaro Lukaku che qui si tengono per mano e nella foto gli hanno anche messo un romantico cuoricino. L'intesa straordinaria tra Lukaku uh, un gol, due annullati, due assist e una traversa e Lautaro che ha fatto una doppietta. Più forte dello Slavia e della Var, ottavi sicuri battendo il Barca che è già primo a San Siro, Conte, saremo in 80.000. Riscatto Napoli, bel pari arriva pure ora basta. Un punto Mertens, non esulta ma ADL. Bravi tutti, Europa League Roma, Istanbul dentro o fuori Lazio, il clui per il miracolo. Intanto eh, la rinascita di un campione Mago Di Bala che tesoro trascina la Juve. Paolo è trasformato a merito di Sarri e di Oriana che lancia la nuova esultanza. Chiesa e tregua antipretendenti uh, con la Fiorentina, offerto il prolungamento. E, uh, leggiamo a questo punto anche la, uh, la freddura di Genè Gnocchi, il rompipallone Berlusconi tentato dal Black Friday. Ho visto che su Amazon c'è in vendita il Milan, scontato del 60%. Tutto sport. È grande Inter, Napoli Pari d'oro, i nerazzurri Super a Praga vincono 3 1 con la coppia Lautaro-Lucacu e restano in corsa per la qualificazione. Ancelotti ferma il Liverpool, ora basta un punto per gli ottavi in Champions. Uh, João uh, Félix uh, Golden Boy l'annuncio a Roma nella sala della giunta con il talento dell'Atletico Madrid che è stato eletto il miglior giocatore under 21 d'Europa dalla giuria internazionale. E il diciassettesimo vincitore del prestigioso premio di tutto sport. E succede a Delict la sera del 16 dicembre la consegna dei premi alle. Uh... A Torino, non perdete quella gioia. La Juve ha ritrovato il miglior di Bala che ha stupito l'Europa con la strepitosa punizione in Champions. E con tante giocate da fenomeno. L'Argentino, che la scorsa estate è rimasto a lungo sul mercato, ha il contratto in scadenza nel 2022, ma eh, Paratici sta pensando di blindarlo. Millico, se non ora quando. Zazza delude, uh, Mazzarri trovi il coraggio di uh, lanciare il giovane. Uh, intanto anche Xaver Iacobelli, um, scusate un secondo, che uh, recuperiamo anche il, uh, uh, le pagine del messaggero, poi siamo pronti a tornare sulla cronaca. E allora chiudiamo rapidamente lo sport. E, um, che abbiamo approfondito e andiamo ora sulla città il quotidiano della provincia di Teramo che ora eh, andremo a sfogliare pagina per pagina fusione in arrivo tra Fira e Abruzzo Sviluppo entro la fine del prossimo anno nascerà un'unica società finanziaria in house con una mission ben precisa e intanto eh, il sindaco di Bussi torna a chiedere la bonifica della discarica dei veleni eh, in cui sono stati Uh, seppelliti materiali tossici per oltre 40 anni. In arrivo altri 220 mila euro per gli eventi culturali, uh, spostate le somme per le quali non era stato avviato l'iter per i bandi. Sanità, approvata la legge regionale per tutelare i malati oncologici e i trapiantati. Soddisfatto il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, un passo importante per il diritto alle cure degli Abruzzesi, riforma bipartisan per i consorsi di bonifica, il Consiglio approva l'atto con i voti di centrodestra e centrosinistra, ha stenuto il Movimento 5 Stelle, le parole dell'assessore potevamo mostrare i muscoli ma abbiamo preferito pensare agli Abruzzesi con una legge di qualità. Strada dei Parchi, l'emendamento è quello scritto dal presidente Marsilio. Qualieri risponde al 5 Stelle sullo stop al caropedaggi. Fake news dei grillini. Uh, intanto potrebbero aumentare i pedaggi, mentre Strada dei Parchi, tra l'altro, non ha svolto le manutenzioni richieste. Teramo, sfollati per l'incendio del Palazzo. Rizziero, cortocircuito nel quadro elettrico condominiale della scala D, causa l'evacuazione di 18 uh, famiglie. Vedete le immagini nel palazzo, nelle foto che è andato a fuoco, è arrivato anche il sindaco a verificare la situazione. E sempre a Teramo, corse bis per collegare centro e università. Gli universitari protestano per le difficoltà di collegamento. L'amministrazione comunale prende un altro impegno. Niente, corsa bis: pendolari tua la a piedi sulla tratta L'Aquila. E Teramo. Colle Parco ha criticato il percorso pedonale per gli eh, studenti, eh, realizzato eh, per regolamentare un dato di fatto, i colori non piacciono a Bella Teramo. Andiamo avanti, Sindaco incapace di decidere sull'ospedale. Quintigliani di Futuro In bacchetta l'amministrazione dopo l'assise che ha neutralizzato il referendum. Maurizio Verna, facciamo il possibile per il nuovo ospedale. Partorito il Topolino, i paladini della democrazia partecipata hanno solo preso un impegno a modificare la delibera 19 del 2017. Strisce blu, riunione a raffica dopo il Tarri. Il sindaco ribadisce la linea. Tutela per i lavoratori Tercop ma non uh, per i lavori Tercop, non per ter per tercop però. Ricostruzione, decreto sisma in aula tra le assenze generalizzate. E andiamo avanti sulla eh, città, spiacevole incontro sulla partecipazione, altre critiche all'amministrazione, stavolta da Villa Pavone. Non si è discusso, è stato solo scontro politico, riunione poco operativa, l'assessore non ha saputo dare risposte alle nostre domande e il sindaco è andato via. L'altro assessore ha risposto ai consiglieri comunali critici, emergenze, Piano Neve, Marsiglio, Chiama raccolta tutti gli... Enti perché l'inverno con colpevole ritardo è arrivato, ma adesso eh, si temono le grandi nevicate. Bellante. Il comune eh, torna in possesso dei terreni delle scuole, conclusa dopo 39 anni la controversia. Gli eredi dei proprietari saranno liquidati con 90.000 euro. Torricella ha chiesto un consiglio comunale su ricostruzione e progetti urbanistici, il gruppo Rinnoviamo Torricella presenta diverse proposte all'ordine del giorno che sarà discusso questa sera. Individuato dai carabinieri l'autore delle minacce al sindaco Costantini che vedete qui ritratto, Ho fermato ieri il 31enne eh, responsabile dell'aggressione eh, verbale al primo. Cittadino, è sempre a Giulianova. Palazzo Cavioli torna di nuovo sotto sequestro. Toccherà allo Stato ora a decidere il destino dello scheletro vicino al Cursal. Mosciano Sant'Angelo, bagarri in consiglio tra opposizione e maggioranza. Discussione accesa su debiti fuori bilancio e consiglio comunale dei ragazzi. La pesca, nuove tecnologie per limitare la plastica dei mari e rendere appunto la pesca più sostenibile, nuovi asfalti sopralluogo della provincia e del comune ai lavori lungo via Cupa. Chiude i genitori fuori e aggredisce i carabinieri. In manette un 35enne di Pineto con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza a pubblico ufficiale. L'uomo è tornato a casa ubriaco, si è rifiutato di far entrare gli anziani genitori delle abitazioni che così hanno chiamato il 112. Sempre a Pineto avvia i lavori di manutenzione ordinaria nel quartiere dei Poeti. A Pineto torniamo su una polemica su cui, uh, che ha scosso diversi comuni d'Abruzzo nei giorni scorsi, quella a proposito della senatrice a vita scampata ai campi di sterminio eh, nazisti Liliana Segre. Oggi in Consiglio a Pineto eh, l'ordine del giorno in sostegno alla commissione di Liliana Segre. Anche il comune Teramano è pronto ad aderire alla rete delle città per la memoria contro l'odio e il razzismo. E il Comune affida finalmente il borsacchio, pubblicato l'avviso per la uh, tutela e la valorizzazione della riserva, chiesto da diverso tempo dagli ambientalisti. Nessun rimborso, l'affidamento uh, non prevede alcun rimborso economico con le spese a carico degli aggiudicatari. Uh, e ora. Uh, leggiamo rapidamente il Teramo, Coppa Italia. Il Teramo si ferma a uh, Siena. Il Diavolo perde per 3-1. Espulso Martignago. I bianconieri ai quarti di finale affronteranno la Ternana e anche il basket 180, una novità entrata nel mondo della pallacanestro, nella specialità i giocatori esibiscono le loro doti tecniche e atletiche. L'idea inedita e innovativa è nata proprio a Teramo e con questa Nuova idea sportiva che eh, forse rivoluzionerà il mondo della pallacanestro, forse no. Io vi saluto e vi ricordo che l'informazione torna alle ore 14 con il TG6. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.